contento due cose. Uno, perché i ragazzi mi hanno regalato questo importante, cioè la prima partita e quindi il risultato importante, e poi perché sono contento che la moglie di Romano, tra l'altro, è partorita e stamattina ha avuto un bambino, e quindi siamo ancora più felici, quindi siamo contentissimi per due cose. Il primo tempo abbiamo sofferto perché era l'approccio alla gara, la prima partita di campionato, e c'era un po' di tensione, c'era nervosismo, loro si chiudevano bene, non abbiamo fatto quello che abbiamo provato in settimana, ma questo fa parte di un discorso che aggiungo io, a volte c'è anche un pizzico di fresica, soprattutto non cercare continuamente gli attaccanti con queste palle lunghe. Ma non si dovevano cercare gli attaccanti, l'attaccante centrale, si devono cercare immediatamente il lavoro sugli esterni, perché lavorando sugli esterni lavoravamo sull'uno contro uno e lì dovevamo essere bravi. Quello che abbiamo fatto quando nel secondo tempo ho fatto due cambi mettendo gente di qualità, gente di forza, come di gamba, come Kunze e Conci, che nell'uno contro uno sono molto bravi, e lì abbiamo poi naturalmente siamo usciti fuori con una grande preparazione, fatemelo dire, c'è una preparazione fisica, loro sono un po' caduti completamente, noi siamo usciti fuori. Il nostro obiettivo è quello del un campionato che man mano che andiamo avanti, partita dopo partita, esce fuori questa squadra sotto l'aspetto della brillantezza, ma sotto anche l'aspetto mentale, perché in questo momento la squadra fa un po' fatica perché sente la tensione, perché tutti ci dicono che questa è una corazzata, che noi dobbiamo ammazzare il campionato. Noi non dobbiamo, noi siamo una squadra importante, sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo il nostro obiettivo di primeggiare sicuramente con altre due o tre squadre importanti, però non ci deve essere quell'assillo, perché se i ragazzi poi dopo non riescono a fare quello che sanno fare, che riescono a mettere in campo. La settimana scorsa ho visto un Ischia con l'istinto del killer, prima mezz'ora a ritmi bassi, poi due occasioni, due gol subito, anche se poi qualcun altro ricorderà Mister Campidongo, abbiamo commentato assieme, hanno sbagliato facilmente sui ragazzi. Quest'oggi invece mi sembra che quell'atteggiamento del killer un po' mancasse, salvo ovviamente poi fare tre gol. Ma ho detto, all'inizio abbiamo cercato questa palla lunga, però l'abbiamo cercata male, perché dovevamo essere bravi più a far girare la palla e a cercare l'uno contro uno esterno. L'abbiamo fatta anche alcune volte bene, però una cosa è avere un ragazzo 94 che è Lorenzo, che secondo me è un giocatore di grande prospettiva, perché questo è un ragazzo che sicuramente farà carriera perché ha delle grandi qualità, e un'altra avere Kunze, che è un giocatore che in questa categoria fa la differenza, che nelle uno contro uno un impatto incredibile di Kunze sugli schermi, è arrivato venerdì eppure oggi già due gol e una buona prestazione. Sono contento perché ha fatto due gol, perché si è inserito subito con i compagni nel complesso di una squadra che già lavora da 40 giorni. Sono felice perché il presidente ci ha regalato quest'altro giocatore che per noi è una pedina fondamentale. Segnali di miglioramento da Gerardo Massini in avanti. A me è piaciuto tantissimo però Nigro a centrocampo, da un rosso in panchina, però Nigro non solo muscoli come si è soliti dire nei giornalisti, ma anche un buon cervello, delle buone aperture, e mi è piaciuta molto la sua prestazione. Guarda, io ho due giocatori secondo me straordinari in mezzo al campo, uno per grande qualità tecnica e tattica, non saggezza tattica, l'altro Nigro, io parlo di D'Ambrosio, poi di Nigro, che è un giocatore che abbina la qualità alla quantità. Questo non ci dimentichiamo che questa nasce stop centrale, per cui si potrebbe anche adattare in quel modo, ma lui è bravissimo nella fase di interruzione, ma nello stesso tempo è un grande metronomo del centrocampo, dove riesce anche ad avere dei buoni ritmi e quindi a chiudere nei momenti quando abbiamo questi due interni di centrocampo che vanno a chiudere l'azione. Io ritengo di avere due giocatori fondamentali molto importanti che all'occorrenza mi possono far fare il salto di qualità alla squadra. Una parte me lo fa Nico con più interruzione e più fisicità, l'altro mi mette di qualità. Bene gli esterni alla ripresa, invece nel primo tempo ho visto un Mario Pinzio un po' superficiale in difficoltà, forse è l'esterno che meno si è adattato al suo modo di gioco, alle sue richieste, però quello di spingere continuamente. Ma Mario, io penso che sia più un problema mentale, Mario, abituato troppo a essere troppo difensore. Questo nel tempo, sai, essendo un 92 ti porta ad avere anche quella paura di non spingere, perché magari negli anni ti hanno detto di fare più difensore e nemmeno fare la parte offensiva. A me piace avere tutte quelle cose, naturalmente, nel senso che un giocatore deve essere anche bravo nella fase difensiva e diagonale. Però noi giocando col 4-3 dobbiamo avere la spinta di due esterni. Oggi ci è mancata anche un po', devo essere sincero, anche Tito,
Tito secondo me è un giocatore che in questa categoria, essendo 93, può far fa la differenza, e quindi l'abbiamo avuto un po' meno da ambedue le parti. Un po' diplomatico il presidente del Locarno quando abbiamo parlato con lui di calciomercato, però mister Campilongo l'aspetta ancora questo Vicenteria, questa prima punta che dovrà dare ancora più peso all'attacco. Ma il presidente lo sa, non è che ne facciamo un fatto perché vogliamo prendere un attaccante per prendere. Noi dobbiamo essere, per essere competitivi dobbiamo avere un attaccante di scorta, cioè un attaccante di scorta relativamente, questo è un attaccante forte, che nel momento in cui abbiamo fuori Masilio Chiaria noi non abbiamo alternative davanti. Cioè io vedete sto adattando a Trofano come attaccante, perché lo stesso anche Galizia, che è un giocatore importante, che fa la differenza, però è un giocatore che è più portato a manovrare e fare la seconda punta, è più in esterno. Noi abbiamo bisogno di un giocatore che al momento, ecco Roberto per esempio oggi è uscito, non avevo l'alternativa, quindi ho preferito mettermi un 4-4-2, abbassare Romano sulla fascia sinistra e non, di punta non avevo niente, avevo solo Davide Trofano, che è un giocatore importante ma di fascia, si adatta in quel ruolo. Quindi se avessi avuto un giocatore dalle caratteristiche di Chiaria l'avrei messo e non mi sarei abbassato sul 2-0, avrei preferito rimanere alto con la squadra. Grazie. Posso? Prego.